Penso che questa sia solo una prima giornata di una lunga serie di giornate e il nostro obiettivo è anche quello poi di andare d'accordo con il nostro vescovo di Cosenza a dare il nostro aiuto anche ai poveri che non hanno la possibilità di fare delle buone visite, andare nel carcere di Cosenza per visitare anche gli uomini che sono lì a scontare le loro pene. Quindi io credo che questo sia un modo importante di dare il messaggio e di far capire agli uomini, come l'ha ben capito la donna da tanti anni, grazie anche al professor Veronesi, di poter fare prevenzione anche in questo importantissimo male che è il cancro della prostata. Sono ben 35.000 casi nuovi ogni anno in Italia, sono ben 7.000 morti purtroppo ogni anno in Italia. Il cancro della prostata non dà segni, non c'è un segno di un sintomo particolare. L'unico modo per avere una prima idea è fare questo PSA, però non bisogna adagiarsi sul PSA, su questo esame del sangue, ma bisogna poi anche ovviamente seguire l'ecografia, la visita dell'urologo e poi naturalmente pensare anche alla familiarità, cioè vedere se nella propria famiglia ci sono stati altri cancri della prostata, perché questo dà un aumento addirittura di 11 volte rispetto a un uomo normale che non ha familiarità. Francesco Pirillo per la CNews 24.